L'operazione congiunta fra squadra mobile e carabinieri, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha portato in carcere 5 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare con l'accusa di associazione a delinquere di stampo camorristico, aggravata dalla disponibilità di armi, tentata estorsione, rapina aggravata, minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo mafioso. Sono Roberto Senatore, di 43 anni, Ivan Senatore, di 21 anni, già detenuti, il primo a Forni e l'altro a Benevento, ed ancora Alfonso Senatore, di 23 anni, e Alessio Salsano, di 24, e Cristian Senatore, che era agli arresti domiciliari. L'indagine, partita nel 2013, portò lo scorso mese di aprile, il 28, all'esecuzione di 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei componenti di un gruppo familiare criminale originario della frazione di Dragonea di Vietri sul Mare, che operava su tutto il territorio del primo comune Rivierasco, a ridosso di Salerno. Roberto Senatore, di figli Ivan e Cristian, che vantavano di essere parenti stretti di un uomo già condannato nel 2008 come capo di un'associazione che operava scafati nel traffico di sostanze stupefacenti. Il loro arresto non aveva interrotto le azioni criminali continuate dagli altri familiari. Una tentata estorsione a mano armata nei confronti di un commerciante di legna a Dragonea, una rapina di un proprietario terriero, spaccio di droga a Raito, ed una minaccia con l'uso di un coltello. Il 30 aprile scorso fu poi minacciato nel comune di Vietri un funzionario dell'ente alla presenza del segretario generale. Una presenza criminale che a volte rendeva reticenti le vittime impaurite, vittime che in alcuni casi invece hanno denunciato le minacce, facendo scattare l'operazione di oggi, che ha portato in carcere 5 persone.